Io sono un bamboccione come tanti e stanotte ho sognato che ero un orso bamboccione, cioè ero un orso che non si voleva staccare da mamma orsa e pur essendo già adulto con un fratellino. Poi mi sono svegliato come tutte le mattine mi posso permettere di fare da quando vivo in campagna, ho messo il K-Way sopra il pigiama e sono uscito per andare a prendere il giornale. Ore 6, nevicava. Ho aperto la porta e ho detto: cazzo, ma allora sono un orso veramente e mi sono svegliato troppo presto dal letargo. No, invece era semplicemente la riprova che era un sogno che è diventato un incubo quando sono andato a prendere il giornale, perché tra le varie notizie leggo: l'Italia chiederà un'altra proroga perché il 12 aprile scade il permesso del Marò che si trova qua da noi per cure mediche dopo il trauma dall'ictus subito. E allora mi sono detto: l'Italia chiederà il permesso. Ma una volta l'India era rinomata per la fame, c'era una vaglia, la fame in India, e noi si mandava giù questi soldi convinti di aiutare questi bambini indiani con questi tripponi, questi bambini con questi labbroni secchi secchi, stroniti, che l'anoressia in confronto era da sotto chiesa. E questi indiani invece che hanno fatto? Probabilmente, siccome ancora la televisione pubblica le foto di questi bambini scarniti, gli indiani, i governanti indiani, con quei soldi accumulati negli anni, sono diventati una potenza nucleare. Allora io dico: ma perché si deve sempre prendere nel culo noi? Ma perché bisogna mandare i soldi a gente che sta meglio di noi? Quindi, ragazzi, e per ragazzi intendo i Marò, i Parà, gli incursori, fatevi girare i coglioni, uscite dalle caserme, chiappate gli indiani e per ritorsione non li mandate, armandateli a casa tutti finché non ci ridani Marò. Torniamo all'autarchia, facciamo l'orto di guerra, ma leviamoci dai coglioni a questo mondo di merda dove devo chiedere il permesso a un indiano del cazzo per riavere du Marò del cazzo che sono del governo del cazzo italiano. Puttana dell'angiarina.